Stiamo parlando di Green Pass, Bassetti, ne abbiamo parlato adesso con Nobili e la Santanchè, con David che è con me da un bel po' di tempo. Abbiamo fatto un collegamento con dei lavoratori da Roma che ci dicono: noi il Green Pass ce l'abbiamo ma non torneremo a lavorare, per dire anche l'Italia com'è diseguale. E invece abbiamo un collegamento con Genova, con dei suoi concittadini, caro Bassetti, che fanno i portuali e che dicono: qua il Green Pass non se ne parla, non lo vogliamo. Anche sui tamponi gratis in realtà loro non hanno dato una risposta univoca, nel senso che molti loro dicono: è proprio il Green Pass che non vogliamo, non vogliamo dover, per noi l'unica cosa che va mostrata quando si arriva la mattina al lavoro è il contratto di lavoro. In più lei oggi apre una riflessione sul Green Pass, che non ho capito se la rende abbastanza empatico con i lavoratori portuali, nel senso che il Green Pass così com'è non funziona, o se invece la porta a dire: facciamo l'obbligo vaccinale tu corre, smettiamola. Mi spieghi un po' bene? Allora, la mia riflessione è molto semplice. Partiamo dalle origini. Perché è stato introdotto il Green Pass? Il Green Pass è stato introdotto perché, copiando la Francia, si voleva stimolare che gli italiani si vaccinassero. Allora, il risultato deve essere più Green Pass, più vaccini. Non più Green Pass, più tamponi. Allora, se noi abbiamo fatto questo sistema per far diventare l'Italia un enorme tamponificio, far guadagnare e far diventare il business dei tamponi, mi dicono che ci sono farmacie che hanno i vaccini prenotati fino a gennaio. I tamponi. Con degli abbonamenti. Tamponi, non vaccini, 100, tamponi. 300 euro alla settimana. Cioè, allora, manca. Voglio capire qual è l'obiettivo del Green Pass. Se l'obiettivo del Green Pass è quello di far tamponare la gente ogni 3 giorni, dobbiamo dire che è una stupidaggine. Ragione. Perché uno che si tampona oggi e tra 3 giorni va a lavorare ha un rischio esattamente uguale a quello che ha uno che non si è tamponato di essere diventato positivo. Quindi è una stupidaggine quindi scientifica. Quindi secondo lei qual è la soluzione? Obbligo vaccinale? La soluzione è che rimanga il Green Pass per le attività ludiche, cioè ristorante, bar, andiamo al cinema, teatro, lo stadio, e mettiamo uno stop al Green Pass sul lavoro introducendo l'obbligo vaccinale per alcuni lavori, che secondo me sono molti. Per esempio, chi lavora nel pubblico impiego deve essere vaccinato, non può andare con un tampone, deve essere vaccinato. Chi fa il poliziotto, chi lavora in un carcere, chi lavora in ospedale, chi lavora a scuola deve essere vaccinato, chi guida l'autobus deve essere vaccinato. Certo. Chi lavora al supermercato non fa una piega, vaccinato. Francamente. Devo sentire adesso, certo. Allora vado, mi sa che i portuali di Genova sono d'accordo con lei a questo punto. Vedo Romeo, c'è anche un altro lavoratore, Massimo si chiama l'altro, Massimo, ecco sì. Che dite? Cosa sì. La cosa che ha detto Bassetti mi convince? D'accordo, ma sinceramente no, perché comunque con tutto il rispetto che posso avere per il professore, in questi 2 anni ha detto cose, poi ne ha detto altre. No. Indipendentemente da questo, l'unica cosa che ha detto e che concordiamo è che il Green Pass non ha senso. Poi tutto il resto, che il Green Pass serve per far tamponare e non per vaccinare, non è assolutamente vero. Il discorso è questo. Io adesso volevo chiedere al professore, visto che ho l'occasione di chiederglielo. Volevo, lui da virologo, perché non lo dite chiaramente o ci date una spiegazione esauriente? Ovvero, il vaccinato e il non vaccinato hanno o non hanno la stessa probabilità di veicolare il virus? 100 volte l'ha ancora detto, però Massimo, no, te lo faccio ridire, ma credimi, la 100 volte l'ha detto, basta ascoltare, prego Bassetti. Basta, guardi, io mi sono stufato di rispondere sì, a questa domanda. Sì, ma io non lo sento. Perché l'abbiamo detto centinaia di volte in tutti i sensi, in tutti i modi, per cui basta. La probabilità, ci si vaccina non perché non si deve contagiare qualcun altro, si vaccina per non andare in ospedale, per non morire. Se non si è compreso questo messaggio dei esatto, vaccini, bravo. Vuol dire che non si è capito niente, cioè, di quello ragazzi, che abbiamo passato. Ragazzi, una cosa è l'infezione, una cosa è la malattia. Professore, questo com'è messaggio non capirlo, ragazzi? Vi prego. Professore, professore, questo messaggio l'abbiamo capito benissimo. È per quello che stiamo dicendo che il Green allora Pass non ci deve essere, perché il Green Pass allora nasce non perché abbiamo... Professore, ho una libera scelta. Professore, non sto andando contro nessuna legge. Ho la libertà di scegliere. La mia scelta è quella. Quella non è la libera scelta. Io non sono obbligato.
Professore, le leggi le fa la politica, c'è l'organo legislativo apposta, poi c'è quello esecutivo. Ma lei adesso è arrivato lo scienziato e dice: vi dovete vaccinare e il mondo si deve vaccinare. Massimo, però lei deve ascoltare. Non gridi, che la sento. Sto parlando io, parliamo un po' per uno. No, Massimo, no, non è così. I dibattiti hanno...